Salve amici e bentornati sul canale, io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione davvero grandissimo. Dopo un'altra intensa settimana di influenza, perché non ci facciamo mancare nulla, purtroppo quest'anno è stato per molti davvero, davvero devastante sotto questo aspetto, sono riuscita oggi a sedermi per girare i miei contenuti. Allora, oggi è martedì 14, se non ricordo male, però sì, oggi è martedì 14 e quindi il video lo vedrete oggi alle 18. Se riesco, voglio girare anche un altro video per sabato. Volevo fare una cosa un po' sfiziosa e carina. Non so se farlo oggi il video oppure fare una cosa proprio special per i 1500 iscritti. Allora, vi ringrazio, siamo diventati, dai, un numero carino, sono soddisfatta. Prendete qualcosa di caldo da bere perché oggi il video che vedrete appunto oggi pomeriggio, oggi vado a girare il video di aggiornamenti di lettura e soprattutto direi le letture in corso. Io partirei immediatamente dopo un sorso di tè. Fuori sta diluviando, si sta preparando più che diluviando. Pioggerella, ma tra poco sicuramente tirerà giù di tutto, quindi noi siamo qui al calduccio a chiacchierare di libri. Allora, lasciatemi sempre scritto sotto nei commenti cosa state leggendo, se anche voi avete letto qualcuno di questi libri, se vi sono piaciuti e fatemi sapere, insomma, sono sempre un po' curiosa delle vostre letture, anche perché ho preso molti spunti di lettura proprio anche dai vostri consigli. Io partirei con una rapida però chiacchierata perché vorrei tanto girare anche un video special dedicato a lui, al maestro e Margherita, perché c'è talmente tanto da dire che è riduttivo inserire nel video chiacchiere delle letture, del resoconto delle letture, un'opera del genere. Io mi imbarazzo anche a girare un video parlando solamente di quest'opera del maestro e Margherita perché è talmente straordinario che avrei sempre paura di dire troppo poco, però comunque il mio pensiero voglio dirvelo, ve lo voglio dire, voglio dirvelo, raccontarvelo, farvi sapere la mia esperienza. Quindi, nella sintesi, vi posso dire che intanto lo abbiamo letto con il nostro gruppo di lettura, Un salto tra i libri, Il maestro e Margherita. È piaciuto a tutti. Ci sono stati dei commenti bellissimi che devo recuperare, vi leggerò magari chi lo ha scritto e ci sono stati dei commenti molto belli, intensi, interessanti. Questo libro è pazzesco, parla di amore, parla di morte. Abbiamo il diavolo e il suo seguito, abbiamo un maestro, abbiamo Margherita che è, credo, del libro il mio personaggio cuore, mio personaggio preferito. Non vi voglio fare spoiler sulla trama, ma posso dirvi che ci sono molti personaggi, ci sono molti nomi russi che io mi sono pazientemente segnata, appuntata, perché la difficoltà, diciamo che dopo aver letto Anna Karenina, un pochino sono entrata nell'ottica degli autori russi. Loro chiamano la stessa persona in due o tre modi diversi, quindi a volte a me capitava, ma di chi stanno parlando? Di avere un po' di confusione. Invece poi parlavano sempre dello stesso tizio, ecco. Quindi mi sono un po' appuntata i tre nomi che danno al personaggio X. E poi nulla, ci sono delle parti poi molto intense dedicate anche a Gesù, a Ponzio Pilato, a parti che vanno proprio al di fuori della trama, in quanto sono completamente surreali, ecco come posso dire, cioè c'è una trama abbastanza lineare sicuramente nel Maestro e Margherita, però abbiamo proprio dei salti, dei voli che ti fanno completamente perdere l'orientamento. Ecco, questo secondo me è un libro che ti fa perdere un po' l'orientamento. Allora, nella prima parte, questo è quello che ho detto anche sul gruppo di lettura, infatti non faccio spoiler, ma vi lancio le mie sensazioni.
Nella prima parte del Maestro e Margherita, i primi 4-5 capitoli, leggevo e facevo. Io sto capendo fino a un certo punto, ma cosa sto leggendo? Però ero entrata come in un vortice, perché la scrittura è magnetica, scrittura pazzesca, coinvolgente, magnetica appunto, e non riuscivo a staccarmi. Andiamo a vedere dove va a parare l'autore. Però onestamente i primi capitoli ho detto, boh. Mi sono aiutata sicuramente con l'ascolto e devo dire che ultimamente Audible mi sta dando grandi soddisfazioni, come sempre. Quindi mi sono aiutata anche con l'ascolto, un po' leggevo e un po' ascoltavo, quindi questo libro l'ho sia ascoltato che letto. Prima parte del libro, confusione, che leggo? Sto capendo e non capendo, perché comunque molti elementi, come dicevo, surreali, folli. Seconda parte del libro, pazzesca, entri completamente all'interno della mente dell'autore e insieme a lui tu fai un viaggio. Cioè, io questo posso dire, chi lo ha letto mi capisce, e alla fine entri in questo vortice, è un viaggio, è un vortice, è un tirisucchia, è comunque un libro che resterà nella mia mente, nel mio cuore, ma come ho già detto sul gruppo di lettura, probabilmente alcune cose per percepirle 100% è un libro che andrebbe riletto perché ha più chiavi di lettura. Quindi la sintesi è: farò con la calma un video special dedicato al Maestro e Margherita. È una storia pazzesca, ambientata a Mosca. È una storia dove l'autore fa una critica anche sociale alla società dell'epoca. È una storia di fantasia che però ti fa pensare al bene e al male. Non vado oltre, ve lo consiglio. Non mollate se dopo i primi capitoli come me dite che non ci sto capendo niente, però vado avanti, andate avanti perché poi sarà appunto un vortice, un viaggio che vi coinvolgerà. Quindi lettura fatta intensamente a gennaio e a febbraio, il Maestro e Margherita. Passiamo altre due letture fatte e anche qui farò un video a parte. Mi è dispiaciuto molto, saluto Martina del canale Martina Ima and the Books, ma io in queste settimane sono state molto molto faticose perché quando stanno male le bambine e stai male anche tu, diciamo che si perde un po', non avendo. L'ho sempre detto, insomma, non avendo aiuti vari, solo io e mio marito, lui lavora e tutto quanto, perdi un po' l'orientamento, quindi ti concentri sulle bambine, sulla casa, eccetera, e quindi le letture passano un po' in secondo piano, quindi purtroppo non ho potuto partecipare e non ho potuto fare, quindi partecipare e fare il video pezzi d'autore. Loro hanno letto, abbiamo letto tutti quanti, io purtroppo il video non l'ho girato, però ho letto Annie Ernaux con Memoria di ragazza e ho letto anche Il ragazzo. Pensavo di fare un video specifico appunto per parlarvi di queste due letture. Due parole però le voglio spendere, sicuramente mi sono piaciuti i libri. Resto un po' fredda però, un po' distaccata perché vorrei approfondire la conoscenza di questa autrice perché solamente questi due libri credo non siano poi così, come dire, cioè per conoscere questa autrice secondo me è un tipo di autrice che non basta solo un libro per amarla o odiarla, non so se mi sono spiegata, quindi secondo me va approfondita, almeno per me, voglio leggere altro. Memoria di ragazza è autobiografico e il ragazzo anche, in quanto Annie Ernaux, premio Nobel, lo ricordo, nel 2022, è stata appunto premiata col Nobel. Lei ha scritto tanti libri proprio sulla sua esperienza di vita di donna, quindi autobiografici. Memoria di ragazza mi è piaciuto di più di Il ragazzo. Memoria di ragazza mi è piaciuto in quanto è una storia tosta, forte, bella, intensa,
su quello che è capitato, non faccio spoiler, alla protagonista quando era ragazza, quando era giovane, 17, 19 anni più o meno, in una sorta di campo scuola, come lo chiamano. Era il 1958 e per la prima volta lontana dalla famiglia, educatrice in una colonia di vacanze. Quindi proprio Annie Ernaux va in questa colonia a fare l'educatrice e da lì poi avventure varie ed eventuali e anche dolorose. Quindi questo mi è piaciuto perché è comunque un libro di memorie e anche un po' di formazione. Il ragazzo non è che non mi è piaciuto, l'ho trovato talmente breve che non saprei parlarvene anche nel video poi che farò, ve ne parlerò in maniera marginale perché è talmente breve che sì, ok, è più veramente un raccontino breve che un romanzo vero e proprio. Però comunque qui abbiamo sempre la nostra protagonista, l'autrice stessa, Annie Ernaux, che ha una storia con un uomo di tipo 30 anni più giovane di lei. Quindi interessante sicuramente, però diciamo forse troppo breve. Tutto qui. Quindi queste le letture concluse tra febbraio, insomma, letta tra gennaio, febbraio, poi a gennaio avevo letto anche altre cose, comunque gennaio e febbraio. Poi già a febbraio ho iniziato anche altre due letture che ora vi mostro. Partiamo da La Porta Lettere. Questo l'ho iniziato, diciamo, proprio alla fine di febbraio e lo discuteremo, ne parleremo fisicamente con il mio book club, Fashion Book Club, prossima settimana, il 24. La Porta Lettere di Francesca Giannone. Straconsigliato. Sono arrivata solamente a metà, mi devo sbrigare a leggerlo veloce perché insomma, ne dobbiamo parlare insieme nel gruppo. Allora, è stato votato dalle signore che fanno parte di questo book club e ne parleremo insieme. Sono quasi 500 pagine di libro, 400 e rotte pagine, scorre benissimo. È una storia vera romanzata. Praticamente la Giannone ricostruisce un po' la storia della prima postina, che è appunto Anna, la prima postina italiana, diciamo, no? È ambientato in Puglia. La nostra protagonista Anna lascia la Liguria con suo marito e suo figlio per andare in Puglia, la terra del marito, Carlo, il marito. E lì incontra Antonio, il cognato, Agata, mi sembra, sì, la cognata e la figlia dei suoi cognati, quindi conosce la famiglia in sintesi del marito. Belle le descrizioni della Puglia degli anni 30, belle le descrizioni dell'Italia, non solo della Puglia degli anni 30 e molto molto dettagliato il rapporto matrimoniale di Anna con Carlo e anche l'altra storia, l'altra famiglia, insomma, ci sono inciuci, tresche, non ci si annoia, è comunque anche un po' romance, se vogliamo, che a me non dispiace perché, diciamo, il romance, cioè, è presente, cioè le storie d'amore ci sono, però c'è anche molto del sociale e anche un po' femminista come il libro, in quanto questa donna, lotta un po' per farsi valere e per lavorare come postina. Poi ne parleremo in maniera più approfondita. Sono a metà libro, vedremo un po' che cosa accadrà. Mi sta piacendo, mi sta alleggerendo le giornate. È una lettura piacevole, scorrevole e sono felice di farla con il mio gruppo di lettura. E intanto ve lo posso già consigliare se volete leggerlo, è un libro valido secondo me. Un libro super valido che sto leggendo un po' a rilento proprio perché sono stata male, ma anche questo super scorrevole, ho letto più di 100 pagine, il nostro mattoncino, L'ottava vita per Brilka di Nino Aratishvili. Lo stiamo leggendo per il nostro book club Un salto tra i libri, tutto marzo, tutto aprile, lo leggeremo.
La tappa l'abbiamo spostata perché più persone non sono arrivate alla fine della lettura della prima tappa, quindi leggeremo prima e seconda tappa fino a pagina, ve lo dico, quasi a 500-490 pagine, quindi le prime 500 pagine le discuteremo il 30 di questo mese, il 30 di marzo, sempre sul gruppo Telegram. Che cosa posso dire di L'ottava vita per Brilka? Non pensavo fosse così scorrevole, ci sono parti dedicate anche alla guerra, ambientato dal 1900 in poi, sette generazioni di donne, inizia più o meno i giorni nostri, credo, sì, non c'è proprio una datazione se non ricordo male, però da lì poi si va indietro nel tempo, nelle sette generazioni precedenti e la protagonista, una delle protagoniste è questa zia di questa Brilka, di questa ragazzina Brilka, che è la zia, comincia a raccontare la storia della loro famiglia. Sintesi proprio. Oggi è il giorno della sintesi. E da qui si apre proprio il panorama di questa Georgia, è ambientato in Georgia e poi in Russia. Si parla della prima guerra mondiale, di amori, di cioccolata. Perché c'è in questa famiglia un po', c'è un po' di realismo magico, questa magica, tra virgolette, cioccolata calda che il bisnonno di Brilka aveva ideato, ecco, diciamo così. No, è una storia toccante sicuramente perché poi va sul, appunto, a parlare della guerra, va a parlare di questi paesi, come hanno affrontato la guerra, come vivevano donne e uomini il periodo dal 1915 in poi, insomma, la prima guerra mondiale, poi più avanti penso parleremo anche della seconda guerra mondiale, eccetera. È un libro toccante sicuramente, però scritto in maniera molto fluida, è un linguaggio comunque alla portata di tutti, non è ostico, ecco, non è complicato da, nonostante, ecco, la mole, uno dice, mamma mia, sarà anche complicato da comprendere, veramente no, semplice, almeno io lo trovo scorrevole, semplice, non articolato, che riesci anche a capire molto molto bene queste, come dire, questi intrecci familiari. Non è difficile ricordare i vari nomi dei componenti della famiglia, però anche in questo caso preferisco farmi un piccolo fogliettino come il Maestro e Margherita e segnarmi un po' di nomi perché a volte qualcosa può sfuggire. Consigliatissimo, se volete leggerlo con me e con il mio gruppo di lettura, vi lascerò su Instagram e anche qui sotto il link per partecipare al gruppo Telegram. Ultimo libro, ho visto il film, adorato, adorato perché ho anche voglia di leggerezza, ma ultimo libro, che dico? Penultimo, l'ultimo lo lasciamo come chicca alla fine, che è tra i miei preferiti, penso, del 2023. Allora, visto il film, adorato il film con Ambra, un film di qualche anno fa, con Ambra Angiolini, lui non mi ricordo il nome, bravissimo, non mi ricordo il nome però, Terapia di coppia per amanti. Io, se volete riflettere sul matrimonio, sull'amore, sul tradimento, sull'essere amanti, se avete voglia di un qualcosa di sentimentale, ecco, io, periodo di San Valentino, che mi sono regalata la visione della Terapia di coppia per amanti su Netflix. Adorato. Ho riso, mi sono commossa. Ho adorato quel film, quindi io so già la storia. Però non me ne è fregato niente, dato che ci sono stati gli sconti, ma sono tuttora in atto, non ve l'avevo mostrato, mi sembra. Ho acquistato anche questo libro qui. Ce l'ho in lettura. Ho iniziato da pochissimo perché comunque ho delle belle tappe, diciamo marzo e aprile sono intensi come mesi perché ho dei libri veramente lunghi e impegnativi a livello proprio di mole, non tanto di comprensione, ma proprio di lunghezza. Però questo ce l'ho messo in mezzo e devo dire una chicca. Già ho sottolineato qualcosina. Di Diego De Silva ho letto diversi anni fa e mi era piaciuto Mancarsi, che è un libricino più sottile,
Non me lo ricordo più, mi ricordo che mi era piaciuto, ma l'ho letto tanto tempo fa, dovrei rileggerlo e non mi ricordo neanche dove l'ho messo. Sicuro qui non ce l'ho, ce l'avrò a casa dei miei. Ve lo consiglio se volete appunto una storia leggera. Abbiamo questa coppia di amanti che va proprio a fare la terapia dallo psicologo che in genere fa la terapia a gente sposata. Loro però da amanti vanno in terapia. Lei è sposata, lui è sposato, però sono amanti e vedremo che cosa accadrà con questa loro terapia di coppia. Veramente io già so tutto perché ho visto il film, però veramente carino e credo che se il film mi è piaciuto, credo che il libro lo adorerò. Meno spero. Chicca, chicca finale di questo video. Allora, lo sto leggendo ed ascoltando, l'ho quasi finito. Libro top, tra i libri top 2023, ho scoperto Ammaniti. Arrivo tardi alla festa perché stranoto, straconosciuto, a me faceva un po' di antipatia, non vi so dire perché. Credo di aver letto qualcosina anni e anni fa e non mi aveva fatto simpatia lui. Lo sto ascoltando, letto da Joelle Dix, se non ricordo male. Ho qua il mio. Adesso posso far vedere il mio telefono perché con la videocamera. Ve lo dico in diretta. Allora, ve lo dico in diretta. Audible, ormai Audible, ragazzi, cioè per me. Una droga, perché una droga quando faccio le faccende di casa, eccetera, aiuta molto. Ti prende e ti porto via, letto da Joelle Dix. Scritto le braccia. Ma chi erano? Non si sa. Ci sono delle scritte che farebbero pe. Allora, lui ha una voce pazzesca. A livello interpretativo, non vi dico. Allora, ricco di parolacce, ve lo dico, non me l'aspettavo, ma è bello pregno, pregno sì, di parolacce, ti prendo e ti porto via. Abbiamo la storia di un ragazzino che si chiama Pietro, ambientato a Ischiano Scalo, in Toscana, sì, è in Toscana, Pietro e Gloria, due ragazzini di quanti anni? 16 anni, 15, 16, 15 anni, sì, più o meno. Due ragazzini, poi abbiamo un gruppetto di teppistelli, amici di Pietro e Gloria. E poi abbiamo lui, cioè, che mi fa morire dal ridere, che si chiama, aspettate il nome perché, Graziano Biglia. Il Graziano Biglia che si innamora di Erika, una cubista. Lui, più di 40 anni, sex symbol, amante della musica. Gypsy King, come si chiamano, scusate le mie pronunce, suona la chitarra, tamarro, capello lungo, è ambientato negli anni 90, se non ricordo male, quindi abbiamo questa ambientazione anni 90, questo Graziano che gira il mondo, si innamora una sera follemente mentre è a Riccione di questa Erika e da lì farà di tutto e di più per cercare di conquistarla e da lì quindi un'altra storia, sono più storie parallele, quindi Graziano con Erika, questi due ragazzini Pietro e Gloria e poi i vari a Ischiano Scalo, i vari personaggi che fanno parte di questa piccola comunità. Descrizione dei personaggi reali è dire poco, reali è dire poco. È nato per me l'amore per Ammaniti attraverso questo libro. Ora io prima di arrivare, non so se lo vedete dietro, ma ho dato una piccola sistemata in libreria, la mia vita intima, no, la vita intima, scusate, la vita intima che è l'ultimo libro uscito suo, io ci voglio arrivare piano piano, quindi ho anche ordinato sul libraccio Fango e poi ho anche altri suoi libri. Niente, l'ho amato questo libro. Dopo devo cercare su Audible quando lo terminerò se c'è anche altro da ascoltare. Spero che sempre Joelle Dix leggerà questi libri perché ti spisci, ti spisci, si può dire, dalle risate, ti muori dal ridere e rifletti perché comunque è un libro top. Cioè, fa un racconto della visione anche della vita, di com'era, ecco, negli anni 90. Parla anche di razzismo, parla anche di non dico di patriarcato, però comunque parla anche della sottomissione, tra virgolette, di alcune donne
agli uomini, parla di di bullismo, ecco, di bullismo tra ragazzi, non lo so, io lo sto adorando veramente, e poi tante risate perché ci sono dei pezzi, ma proprio. Ecco, questo è uno dei libri top 2023 perché sicuramente è un libro che non mi aspettavo, l'ho preso usato questo, non mi aspettavo fosse così, è fuori, sicuramente fuori dalla mia comfort zone, e invece ho scoperto che i libri che fanno riflettere, ma grasse risate, bene, avevo proprio bisogno, è il libro che fa per me, diciamo che in questi giorni di star poco bene e tutto quanto mi ha tirato su il morale. E niente, dopo questa chiacchierata, perché insomma alla fine è vero che ho letto tre libri, ma insomma tre libri letti e uno, due, tre, quattro, cinque iniziati, non mi lamento, può andar bene, dai, va bene così. Io vi mando davvero un bacio grandissimo, lasciatemi scritto sotto nei commenti se anche voi amate o odiate Ammaniti. Se avete letto Il Maestro e Margherita, se vi piace Annie Ernaux, se conoscete Diego De Silva e se volete leggere con me L'ottava vita per Brilka. Quindi io aspetto i vostri commenti e intanto vi mando un bacio davvero gigantesco e ringrazio tutti quanti per i 1500 iscritti, ringrazio tutti quanti per così aver raggiunto questo traguardo, per me è una cosa importante, insomma, fa bene al cuore, quindi vi ringrazio tutti e aspetto i vostri commenti. Ci vediamo per sabato, altro video per sabato, spero incrociamo le dita di girarlo questo video particolare per sabato e per ringraziarvi e ci vediamo quindi prestissimo per un nuovo video.